Teatro, musica, danza e natura saranno i contenuti principali della rassegna culturale Il Bosco e la Duna, che avrà come cornice la foresta regionale Area Flegrea, Cuma. Il cartellone degli eventi è stato presentato nella villa di Livia Pozzuoli, una manifestazione che nella scorsa edizione, sottolinea un comunicato, ha visto la partecipazione di circa 6.000 visitatori e che per quest'anno ha deciso di puntare su nuove sinergie con le eccellenze regionali, con l'obiettivo di promuovere il territorio e l'identità artistica e culturale. 120 gli appuntamenti in cartellone che si svolgeranno nell'arco di 23 fine settimana da aprile ad ottobre. Complessivamente saranno 70 le giornate dedicate ad escursioni, spettacoli teatrali sul palcoscenico della natura, osservazione delle stelle, passeggiate notturne illuminate dalla luce delle lucciole, ma anche danza, yoga, fotografia, mountain bike, picnic, giochi per ragazzi, jazz e dune concert, cene a lume di candela, meditazione ed eco wellness. Le conclusioni dell'incontro sono state affidate a Vito Amendolara, consigliere delegato per l'agricoltura del presidente della Campania, Stefano Caldoro. In questa regione abbiamo circa 542.000 ettari di foreste e che ci sono 10 foreste pari a 5.000 ettari gestiti, diciamo così, di demanio regionale, all'interno delle quali abbiamo realizzato questo cartellone straordinario di eventi. Solo qui alla foresta di Cuma, 100 ettari, realizzeremo fino alla fine dell'anno circa 120 eventi tutti i tipi, dal teatro al cinema, alla musica, a passeggiate, cioè tutto ciò che vuole mettere in evidenza il rapporto con la natura e di come le foreste, che sono un patrimonio straordinario di questa nostra regione, possono essere un grande veicolo per migliorare la qualità della vita.